Cari amici, benvenuti a questo concerto sinfonico offerto dal Teatro Comunale di Bologna. Mi chiamo Vincenzo Militari e sono il direttore d'orchestra che dirigerà la meravigliosa orchestra del Teatro Comunale in pagine di Mendelssohn, Schubert e Wolfgang Amadeus Mozart. Il primo brano che ascolterete è l'ouverture Le Ebridi di Felix Mendelssohn Bartholdy. È un pezzo meraviglioso ed è probabilmente uno dei pezzi romantici più iconici e descrittivi. L'ouverture Le Ebridi è uno dei pezzi con cui si inizia la tradizione delle ouverture programmatiche descrittive e fu scritto da Mendelssohn durante il suo viaggio sulle isole scozzesi con un suo amico. Il tema fu scritto dopo la prima notte arrivato sulle isole scozzesi e mandato a casa. E successivamente è elaborato e l'ouverture finita quasi completamente in Italia, a Roma, e poi perfezionata tra Parigi, la Germania e Londra. La cosa interessante quindi di questo brano è che nonostante rievochi immagini e sonorità che ci possano sembrare esotiche ma anche lontane, molto vicine a quella che è l'immaginario scozzese, in realtà è un brano profondamente europeo, mitteleuropeo e anche italiano. La cosa interessante è che Mendelssohn, come tanti uomini di cultura dell'epoca, fu profondamente affascinato da quello che era il mito ossianico e decise di recarsi in Scozia proprio per essere suggestionato dalle immagini di quei luoghi. Thank you.
Il secondo brano è la Sinfonia incompiuta di Franz Schubert in Si minore. Questa sinfonia è probabilmente il pilastro del repertorio sinfonico romantico dell'Ottocento tedesco. È uno dei pezzi più iconici del compositore e uno dei pezzi più amati dal pubblico di tutte le stagioni, da quando è stato eseguito fino ai giorni d'oggi. La sinfonia è in una tonalità inusuale, è in Si minore, una tonalità che per i musicisti è una tonalità drammatica e senza appello. Ed è anche particolare il fatto che abbia deciso Schubert di scrivere i primi due movimenti in tempo ternario. E non è assolutamente usuale. E la cosa veramente interessante è che questi due movimenti così perfetti, così belli, in realtà di incompiuti non c'è niente. E la Sinfonia incompiuta è compiutissima. È molto interessante, ascolterete nel primo movimento come Schubert struttura i temi su grandissime arcate. Il primo movimento è pensato su strutture lunghissime, su frasi ampie e sempre introdotte. Il primo tema da questo ribollire degli archi, mentre il secondo tema, quello affidato ai celli e poi ai violini, da un sincopato dei clarinetti e delle viole. Questi temi così lunghi e così strutturati si evolvono e queste grandi frasi formano quello che è il testo e il discorso drammatico e musicale del primo movimento. Al contrario, il secondo movimento, in Mi maggiore, è sì costruito su arcate lunghissime e ampie, ma è fatto da frasi molto piccole, di quattro battute. Qui Schubert ha deciso quasi di aprire la finestra su una musica già iniziata. Il movimento inizia con due battute di introduzione di una cadenza fatta da dei pizzicati, corni e fagotti. E dopo due battute già gli archi ci espongono il primo tema. È un tema di quattro battute che ogni volta ha delle piccole differenze, proprio come farà poi, molti anni dopo, Stravinsky. Piccole idee ripetute e lievemente modificate ogni volta. Ma nonostante questo e nonostante un'idea di campata amplissima, la struttura è compatta ed è geniale. Il secondo tema invece ha un respiro lunghissimo e quando lo ripete in fortissimo, come un buon musicista, un musicista geniale, spirituale, lo affida agli ottoni e agli gli archi gravi e sentirete proprio il risuonare di quello che può essere il pedale di un organo, di una chiesa gotica dell'Ottocento.
Thank you.
E il terzo brano di stasera è la Sinfonia numero 38 in Re maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, detta anche la Sinfonia Praga. Io sono personalmente affezionato a questa sinfonia perché è stato il primo brano che ho diretto quando ho iniziato a studiare direzione. Ed è una sinfonia che è stata scritta da Mozart a 30 anni e come Mendelssohn e come Schubert prima. E sono opere mature, complicate, elaborate, ma scritte da compositori giovanissimi, 21, 25 e Mozart, 30 anni. La sinfonia è anche questa strutturata su delle campate ampie. Il primo movimento ha un'introduzione sacrale molto importante e molto, molto lirica. Qui segue un allegro dove si passa da temi lirici a temi giocosi. È uno sviluppo dove tutto inizia per gioco, dei canoni che si passano le varie sezioni dell'orchestra e che poi sfociano in uno sviluppo drammatico. Ma come sempre in Mozart, ogni nuvola scura di cattivo tempo passa e alla fine ritorna il bel tempo. E così anche abbiamo la ripresa del primo movimento dove tutto si scioglie e si riprende con la pace di questo primo movimento che fa presagire la grandezza del compositore che avrà nelle ultime tre sinfonie, poi successivamente. Il secondo movimento invece è un abbraccio tra le varie sezioni dell'orchestra, un suono caldo che Mozart cerca tra gli archi e i legni. È un costante oscillare tra una danza
in 6 ottavi, è un dramma scandito attraverso un 6 ottavi più vicino alle crome, quindi più drammatico. E anche qui tutto il dramma oscilla tra frasi seriose e frasi giocose, tra la danza e la tragedia. E dopo questo grandissimo, grandissimo andante, non ci può essere che un presto giocoso. Un presto dove Mozart ci saluta con un vario gioco tra le sezioni, tra gli archi e i legni, e ci fa capire come sì, il mondo è fatto di dramma, ma alla fine il gioco, il sorriso e la felicità la spunta.
Thank you.
Thank you.